Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi torniamo finalmente a parlare di libri, o meglio di consigli di lettura. È infatti iniziata l'estate da pochi giorni e quindi è arrivato il momento di parlare insieme di libri da leggere sotto l'ombrellone, o comunque i miei consigli per delle letture piacevoli che vi coinvolgeranno e vi faranno apprezzare ancora di più le vacanze estive. Cominciamo! Il mio primo consiglio ovviamente è un libro che parla di viaggi, perché poi è questo che facciamo durante l'estate. Aspettiamo tutto l'anno, mettiamo da parte i nostri risparmi per fare delle belle vacanze. E allora io vi suggerisco Mangia prega ama di Elizabeth Gilbert. Ho questa edizione con la copertina del film, comunque ciò non toglie insomma che il libro sia stupendo. Questo è il racconto personale dell'autrice che, grazie ad un improvviso anticipo sulla scrittura, proprio sulla pubblicazione di questo libro, riesce a fare un viaggio che le cambierà la vita, non soltanto interiormente, ma che appunto le permetterà anche di pubblicare questo libro che è stato in cima alle classifiche per tantissimo tempo e dal quale è stato tratto il film con protagonista Julia Roberts. Lei attraversa quindi tre stati, va in Italia, in India e a Bali, ed è proprio dalla lettura di questo libro che ho iniziato a desiderare nella vita un giorno di poter visitare Bali. È un racconto di una rinascita, è il racconto di una donna che riesce attraverso la riscoperta di sé, la cura di sé e la scoperta del mondo a curare se stessa dopo un periodo molto molto difficile della sua vita. È un libro che vi farà capire che siamo umani, che siamo deboli, abbiamo le nostre debolezze, insomma, e che anche queste sono permesse, purché non ci si afflosci, non ci nascondiamo dietro mura di lacrime, ma riusciamo a riscattare noi stessi, a cercare la nostra felicità, anche se questo vuol dire allontanarsi per un po' dalla nostra quotidianità. È un libro di una donna molto coraggiosa, una donna che ammiro e che vi accompagnerà sicuramente durante questa estate, facendovi viaggiare lontano, anche se appunto magari non vi allontanate tanto da casa. Il secondo titolo che vi propongo è il racconto di un'estate molto particolare. Anche in questo caso, come tutti i libri che ho scelto, non voglio darvi letture pesanti o letture che richiedano troppa concentrazione, perché lo sappiamo, siamo magari al mare, siamo stesi sulla nostra sdraio a prendere il sole, ci sono tanti rumori, bambini che giocano, persone che parlano e non vogliamo insomma che la lettura diventi troppo pesante, perché abbiamo bisogno di silenzio, di concentrazione. Per questo vi suggerisco Gli squali di Giacomo Mazzariol, un romanzo scritto da un ragazzo molto giovane, a tipo 20 anni, e che però saprà sicuramente conquistarvi. È il racconto di un adolescente, o meglio di un ragazzo che ormai sta per uscire dall'adolescenza, ha finito le scuole superiori e fa un'esperienza lavorativa molto molto particolare che lo porterà a mettere in discussione un po' tutte le scelte che dava ormai per scontate, sia gli amici che la famiglia, il paese dove vive, l'università che aveva scelto e così via. È un libro che in realtà è molto coinvolgente, si legge molto molto bene, è scorrevole e secondo me fa riflettere, o comunque pone l'attenzione su degli aspetti molto particolari di quell'età, sia che voi siate appunto in questa età qui, quindi 18-19 anni, sia che l'abbiate già vissuta e avete voglia di riviverla, ecco, attraverso queste pagine. Io l'ho letto molto volentieri e secondo me questa è una lettura che vi accompagnerà durante le vostre vacanze estive. Il terzo libro che vi suggerisco è un romanzo che però ha in sé anche qualcosa del thriller, forse, o comunque un libro che si porta dietro una certa suspense, un certo mistero che va svelato. Ecco infatti il libro di cui parlo, Entra nella mia vita di Clara Sanchez, il primo libro e l'unico anzi che ho letto di questa autrice, ma che mi è piaciuto tantissimo. È un libro che sicuramente vi farà venire voglia di andare avanti e leggere le pagine successive, perché appunto abbiamo voglia di capire qual è il mistero che si cela dietro l'esistenza di una fotografia di una bambina che ha in qualche maniera turbato l'equilibrio della famiglia, della nostra protagonista, fin dalla sua infanzia. E soprattutto, una volta che avremo scoperto chi è questa bambina, la nostra voglia più forte è quella di arrivare in fondo alle pagine per vedere come i personaggi si riscatteranno da un'ingiustizia enorme. Basato su
fatti realmente accaduti. È uno di quei libri che appunto non è un thriller, non è un giallo vero e proprio, dove magari bisogna stare tanto attenti agli indizi, bisogna essere molto concentrati, leggere con assiduità, ma appunto è un libro, è un romanzo in fondo in fine, quindi vi accompagna bene durante le vostre vacanze, ma allo stesso tempo è uno di quei racconti che voi continuerete a pensarci anche dopo averlo chiuso. Quindi io ve lo consiglio vivamente perché merita davvero. Ma passiamo adesso ad un libro che vi farà sorridere. Sto parlando di Un figlio e ho detto tutto della De Pozzolis Family. Sicuramente li conoscerete perché su Facebook sono piuttosto famosi, marito e moglie che hanno due figli e che insomma raccontano la loro quotidianità e i piccoli grandi problemi dell'essere genitori. In questo libro viene raccontato diciamo il loro incontro, la nascita della loro storia d'amore e poi la nascita del primo figlio. I capitoli sono alternati dal punto di vista uno di lei e uno dell'altro di lui, in maniera veramente molto divertente. Poi loro sono simpaticissimi, quindi raccontano questi eventi e vediamo prima di tutto lo stesso evento dal punto di vista dell'uomo e della donna, ma soprattutto ci facciamo tante risate nel vedere quali sono i problemi di una coppia reale. E con reale non intendo reale nel senso di regina e re, ma di una coppia vera, autentica. Una coppia che è esattamente come le coppie che ci circondano, la coppia che viviamo noi in prima persona, con i loro problemi, le loro litigate, le loro difficoltà, ma il fatto insomma principale è che trovano la forza insieme di andare avanti e superare ogni avversità con un sorriso. Secondo me è una lettura veramente a tratti esilarante, veramente carina e perfetta soprattutto per questo periodo di spensieratezza. Ultimo libro suggerito e rimaniamo sul buon umore, vi suggerisco Dove nasce l'arcobaleno di Andrea Caschetto. Andrea Caschetto è un ragazzo meraviglioso che io ho scoperto grazie a questo libro e che seguo anche su Facebook. È l'ambasciatore del sorriso. Lui praticamente ha avuto, quando aveva 15 anni, un tumore al cervello, è stato operato e da allora la sua memoria diciamo va un po' a singhiozzi. Nonostante questo, nonostante anzi forse anche proprio grazie a questa grande prova che la vita gli ha messo di fronte, che lui ha superato con grande coraggio, ha deciso di dedicare la sua vita agli altri, in particolare ai bambini. Quindi lui gira per il mondo e devolve tutto il ricavato delle vendite dei suoi libri al suo lavoro, cioè all'andare in giro per il mondo negli orfanotrofi a far ridere i bambini. Ho comprato questo libro durante un periodo in cui il nostro percorso di adozione aveva avuto un po' dei rallentamenti, ero un po' giù di morale e grazie a lui ho ritrovato lo sprint giusto per andare avanti. Fa delle cose meravigliose, le racconta con una penna dolcissima, quindi un libro che vi saprà accompagnare appunto con tanta dolcezza durante questi mesi estivi, vi farà sorridere perché è questo che bisogna fare d'estate, col sole bisogna sempre sorridere. E lui è questo ciò che cerca di far sorridere i bambini e ci racconta le sue avventure in Africa, in Asia, in America Latina, insomma gira per il mondo e anche se non conosce le lingue, perché diciamo che la lingua della risata, la lingua dei bambini è universale e chi vuole la conosce e lui la conosce per l'appunto, e quindi racconta quella che è il suo progetto di vita in una maniera davvero davvero tanto toccante. Bene ragazzi, questi sono i miei consigli di lettura per l'estate. Fatemi sapere se anche voi avete qualche libro che mi suggerite, che potrei leggere durante l'estate, anche se ammetto di avere veramente tanti libri ancora da leggere. E niente, spero ovviamente che leggendo questi libri insomma proviate quelle sensazioni piacevoli che comunque vi piacciono, vi coinvolgono come hanno fatto con me. E noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!